Insomma, il mausoleo nel suo complesso era una struttura come non se n'erano mai viste prima. La tomba di Mausolo era talmente grandiosa che il termine mausoleo ha finito per entrare nel nostro linguaggio corrente. Alessandro entra in Alicarnasso e affida il governo alla regina Ada, sorella di Mausolo. A lei affianca un generale macedone, inaugurando così il principio della condivisione del potere tra un nobile locale e un funzionario macedone. Poi porta a termine l'occupazione dell'Anatolia ed entra in Siria. Alla notizia della sua avanzata, Dario, che fino a quel momento era rimasto in Persia, decide di prendere l'iniziativa e avanza alla testa di un nuovo esercito. Alessandro è costretto a battersi in una angusta pianura nei pressi di Isso, alle porte della Siria, ma riesce ad avere la meglio. Dario, in fuga, abbandona la sua stessa famiglia nelle mani del nemico. Alessandro si impadronisce del bottino, degli armamenti e della tenda reale dove si trova la regina. La tratta col massimo rispetto e con tutti gli onori e le conserva il titolo reale. Quando vede gli ori, i tappeti, le preziose suppellettili che circondano l'imperatore perfino in guerra, esclama: «Dunque, questo significa veramente essere re». Abbiamo visto Alessandro sconfiggere Dario a Isso. Durante il suo viaggio di conquista ha già avuto occasione di ammirare alcune delle meraviglie: il tempio di Artemide ad Efeso e la tomba di Mausolo ad Alicarnasso. Monumenti che simboleggiano l'incontro tra la cultura asiatica e quella greca, che invece è rappresentata nella sua forma più alta dallo Zeus di Olimpia. Dopo Isso, Alessandro avanza in Siria, Fenicia e Palestina. Vince, dopo un lungo assedio, l'aspra resistenza di Tiro, ultimo porto in mano ai persiani, mai caduta prima nella sua storia millenaria, e rade al suolo Gaza. Nel 332 l'armata macedone è pronta a passare dall'Asia all'Africa e a impadronirsi del più antico e prestigioso regno del Mediterraneo. Nel 331 avanti Cristo Alessandro arriva in Egitto, il più antico e prestigioso regno del Mediterraneo. In una lontana oasi del deserto, dove gli egizi adorano il dio Amon Zeus, interpella l'oracolo per conoscere il suo futuro. Le sue vere origini sono divine. Sarà lui a governare il mondo. Siamo in Egitto, a Luxor, nel tempio di Amon. E questo faraone che vediamo presentarsi davanti agli dei. La sequenza comincia da quella parte con il dio Oro che lo porta davanti alla presenza di Amon. Ebbene, questo faraone è Alessandro. Come testimonia questo cartiglio con il suo nome iscritto: A, l'uccello, L, il leone, X, poi An, l'acqua, D, la mano protesa, Ros. Alessandro. Alessandro è accolto in Egitto come un liberatore e proclamato faraone. Non ha bisogno di usare l'esercito. In cambio, lui rende omaggio agli dei, restaura templi, fa di tutto per ingraziarsi la popolazione e per assorbire la cultura del luogo. Visita città antichissime e quasi certamente vede la grande piramide, la piramide di Cheope, la quarta meraviglia, l'unica giunta fino a noi. Uno dei più antichi elenchi conosciuti delle sette meraviglie del mondo fu stilato nel secondo secolo avanti Cristo dallo storico greco Antipatro di Sidone. Quando fu compilato, uno degli edifici che comprendeva era già una leggenda ed esisteva da 2000 anni.
Uno dei più antichi elenchi conosciuti delle sette meraviglie del mondo fu stilato nel secondo secolo avanti Cristo dallo storico greco Antipatro di Sidone. Quando fu compilato, uno degli edifici che comprendeva era già una leggenda ed esisteva da 2000 anni. La grande piramide di Cheope si trova alle porte del Cairo e occupa una pianura rocciosa nota come la Spianata di Giza. Si trova accanto ad altre due piramidi, ma la grande piramide è la più grande delle tre. Fu costruita per il faraone Cheope e il suo scopo era di assicurargli il passaggio nel mondo ultraterreno. Lo storico Peter Brand vuole sapere come fu realizzata. Mi trovo alla periferia del Cairo per visitare l'unica delle sette meraviglie del mondo ancora esistente, la grande piramide di Cheope. In molti pensano che ci siano ancora dei misteri che circondano questa meravigliosa struttura, a cominciare dal modo in cui fu realizzata, ma noi abbiamo i mezzi per svelare tali misteri. Fino alla realizzazione della Torre Eiffel nel 1889, questa era la struttura artificiale più alta del mondo. La costruzione richiese 20 anni e 2 milioni e mezzo di blocchi di pietra, ognuno del peso di circa 2 tonnellate e mezza. Se ci vollero oltre 20 anni, significa che ogni blocco fu posizionato in 2 minuti e ci sono 203 ordini di pietre. Ogni lato della piramide misura 230 metri, con una minima differenza di pochi centimetri, e ognuno guarda verso uno dei 4 punti cardinali. Vorrei sapere come fecero a trovare il nord. Con l'aiuto di questi due strumenti sono stati raffigurati in alcune rappresentazioni all'interno della tomba e disponiamo anche di loro modelli e riproduzioni. Questi semplici strumenti sono il Bay e il Merket. Erano usati per segnare i punti in cui una stella sorgeva e tramontava rispetto alla stella polare. Da questi punti poi si tracciava un angolo e la linea che divideva tale angolo indicava il nord. Così furono in grado di tracciare una linea perfettamente dritta che andava da nord a sud, demarcando uno dei lati della piramide. Ma come trasformarono tale linea retta in una base quadrata sulla quale erigere la piramide? Per creare un quadrato si inizia con il tracciare la linea da nord a sud. Mettiamo questo sasso qui. Ora abbiamo stabilito che questa linea va da nord a sud. E adesso? Serve un'altra linea da est ad ovest, che si traccia così. Io metto qui il mio blocco e tu posa il tuo. Ma come facciamo a ottenere degli angoli perfettamente retti? Grazie a questa semplice squadra. Sappiamo che gli Egizi conoscevano questo strumento, perché ne abbiamo rinvenuti dei modelli. Possiamo usare la squadra collocandola lungo l'asse nord-sud, usando la seconda linea per stabilire l'asse est-ovest. Spostando la seconda linea fino ad allinearla con la squadra, è possibile tracciare un asse perfetto da est a ovest. Ancora un po', ancora. Basta. La lunghezza del lato viene misurata accuratamente, quindi il procedimento viene ripetuto sull'angolo successivo. Segnati i quattro angoli, si ripete da capo per eliminare il rischio di errori e alla fine può essere realizzato un quadrato quasi perfetto. La fase successiva della costruzione consisteva nel tagliare, modellare e sollevare quasi 6 milioni di tonnellate di pietre. All'ombra della piramide sono visibili le tracce di una cava sulle cui mura i segni degli scalpelli indicano i punti in cui la pietra è stata tagliata a mano. La pietra veniva spaccata a colpi di martello, usando un cuneo e l'abilità di un maestro cavatore. Con una piccozza si creava il foro di partenza e poi si spaccava la pietra con quattro colpi. Quindi la pietra doveva essere modellata. Una struttura come la piramide di Cheope richiedeva che le facce di ogni singolo blocco fossero perfettamente piatte. Dennis ha identificato la tecnica usata dagli antichi egizi. Questo strumento, l'equivalente egiziano di una livella, ci permette di dire se una pietra è orizzontale.
Controlliamo la nostra livella e vediamo se tutto va bene. A me pare proprio di sì. Se l'angolo non fosse perfettamente retto, la corda sarebbe inclinata. Proprio così. Sarebbe chiaramente visibile, perciò l'angolo non sarebbe perfetto. L'esterno della piramide fu realizzato con blocchi di arenaria, ma gli ambienti interni furono costruiti in granito, che era molto più duro. La tomba di Cheope è vuota, a eccezione di un sarcofago in granito. È ingegneria in scala ridotta, ma fin dalla sua scoperta ha rappresentato un enigma per gli archeologi. Dennis, ci troviamo nella sala del sarcofago di Cheope e questo è il sarcofago in granito massiccio. Come lo costruirono? Al suo interno abbiamo notato un segno lasciato senza dubbio da un trapano tubolare in rame. Usando un trapano tubolare in rame, gli antichi egizi riuscirono a scavare il sarcofago poco a poco, strato dopo strato. Poi, levigandolo, eliminarono quasi tutte le tracce lasciate dal trapano. Hanno fatto un ottimo lavoro. Se non fosse stato per quel piccolissimo segno, non avremmo mai capito come avevano fatto. Esattamente. Senza quel segno, non avremmo mai capito come fu realizzato il primo sarcofago di granito del mondo. Ma il mistero più oscuro della piramide è il modo in cui furono portati i blocchi di pietra dalla cava al cantiere. Man mano, le pietre dovettero essere portate sempre più in alto. Probabilmente furono utilizzate delle rampe, ma se fossero state troppo ripide sarebbe stato impossibile spingervi la slitta. Le rampe usate dagli egizi non potevano avere una pendenza superiore ai 7 gradi. Secondo i miei calcoli, con una pendenza superiore ai 7 gradi, la slitta sarebbe scivolata all'indietro. Poiché l'inclinazione non poteva superare i 7 gradi, con il crescere in altezza della piramide, la rampa doveva crescere in lunghezza. Alla fine sarebbe diventata tanto lunga da superare la distanza tra la piramide e la cava. Ma esiste una teoria alternativa, una rampa a spirale che si snodava attorno alla piramide. Credo di conoscere la soluzione usata dagli egizi. La rampa era dritta fino a una certa altezza, perché fino ai 2/3 della struttura era necessaria una grande quantità di blocchi. Ma l'ultimo terzo della piramide era molto più piccolo e richiedeva una quantità minore di blocchi. Ciò significa che per quell'ultimo terzo di piramide probabilmente usarono una rampa che si snodava attorno alla struttura. Così la grande piramide fu realizzata in appena 20 anni. Una volta completata, appariva molto diversa da come la vediamo oggi. Era rivestita di calcare levigato, ma in seguito il rivestimento fu rimosso. Possiamo farci un'idea di come si presentasse basandoci sui pochi blocchi di calcare rimasti nelle vicinanze di questa piramide più piccola. Finalmente possiamo mostrarvi la grande piramide così come si presentava subito dopo essere stata costruita 4500 anni fa. La vista delle immense tombe reali non può non impressionare Alessandro. Si convince che il paese in cui i re sono anche dei è il luogo ideale per consacrare il suo nuovo ruolo. Si mette così in viaggio verso Siwa, l'oasi nel deserto occidentale, dove c'è l'oracolo del potente dio egizio, Amon. Alessandro chiede all'oracolo se tutti gli assassini di suo padre sono stati uccisi, ma l'oracolo risponde di non bestemmiare, perché suo padre non può morire, suo padre è lo stesso dio Amon. È la sua investitura ufficiale come faraone d'Egitto. Ma Amon per i greci è Zeus, e questo avrà conseguenze straordinarie negli eventi futuri della sua vita. Non pochi fra i macedoni sono contrariati. Alessandro si è attribuito onori regali, veste all'orientale, spende parecchio tempo con la famiglia di Dario e già questo genera perplessità, ma Alessandro è andato oltre, proclamandosi figlio di Zeus, ha messo da parte Filippo, a cui devono tutto. Inoltre in Grecia gli dei sono dei e gli uomini restano uomini, anche i re.
Ma qui in Egitto Alessandro non ha scelta. Se vuole legittimare il suo potere, deve diventare faraone, e questo comporta di essere figlio di un dio, e deve farsi rappresentare.